Cala la fiducia delle famiglie che l'anno prossimo torneranno a spendere meno e a risparmiare di più, così l'Istat quest'anno giù di mezzo punto la disoccupazione. Salva Stati, Conte apre al rinvio, no a cambiali in bianco, assicura nel progetto di riforme sia unione bancaria che monetaria e alla maggioranza dice basta propaganda. Di Maio, la riforma della prescrizione sarà legge a gennaio, PD, norma incostituzionale, non accettiamo ricatti, Salvini sono divisi su tutto, andiamo al voto. Sconcerto e amarezza tra i familiari delle 29 vittime di Rigopiano in Abruzzo dopo l'archiviazione per 22 degli indagati nell'inchiesta sul crollo dell'hotel. Omicidio Sacchi, io e Luca siamo assolutamente strani a questa vicenda, così la fidanzata Anastasia davanti ai PM, al TG2 parla il suo avvocato. La Cassazione revoca i domiciliari al sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti di minori a Reggio Emilia. Il primo cittadino rimane comunque indagato. 3,5 tonnellate di rifiuti sono stati recuperati finora dai fondali di Venezia. L'operazione grazie all'associazione dei gondolieri che si sono mobilitati per la tutela della laguna. Buongiorno dal TG2, in primo piano l'economia con le previsioni dell'Istat per il 2020, calerà la disoccupazione, crescerà il PIL, ma i consumi rallenteranno e si risparmierà di più. Quest'anno invece crescita più bassa del previsto, ci dice tutto Annalisa Azzurro. Un'economia che cresce ma non abbastanza e un paese in cui un mercato del lavoro più tonico non basta, rifiducia alle famiglie che preferiscono risparmiare. Appare così l'Italia nelle previsioni diffuse oggi dall'Istat. Il prodotto interno lordo quest'anno aumenterà dello 0,2% contro lo 0,3% stimato qualche mese fa. Andrà meglio nel 2020, quando l'asticella della crescita salirà allo 0,6%. Il treno della ripresa marcia, ma viaggia lento. Turbulenze geopolitiche e guerre commerciali creano un clima di grande